Buongiorno a tutti, come sempre ci prendiamo qualche minuto in attesa che tutti i partecipanti possano accedere. In caso di problemi vi ricordo di mandare una mail a europedirect@formez.it. Oggi siamo in una nuova puntata, vi ricordo che queste lezioni d'Europa sono un format dell'Università di Siena che ospita un centro Europe Direct e che è stato poi esteso agli altri due Europe Direct, che siamo appunto lo Europe Direct Roma Innovazione Operativo presso il Formez PA e lo Europe Direct Operativo presso il Consorzio Universitario della provincia di Trapani. Oggi è il secondo appuntamento per celebrare la festa dell'Europa che è il 9 maggio e oggi parleremo di integrazione europea come progetto di pace. Vi ricordo che al termine del webinar, qualche giorno dopo, sulla pagina che avete utilizzato per iscrivervi, saranno disponibili sia le presentazioni dei relatori che un video che sarà proiettato nel corso della mattinata, ma ci sarà anche la possibilità di vedere la videoregistrazione. Oggi appunto avremo come primo intervento un intervento del professore Daniele Pasquinucci, che è un docente di storia delle relazioni internazionali e anche titolare della cattedra Jean Monnet in storia dell'integrazione europea dell'Università di Siena, quindi dello Europe Direct di Siena. Poi avremo un intervento del professore Federico Lenzerini, che è un docente di diritto e organizzazione internazionale di tutela dei diritti umani dell'Università di Siena. E poi concluderemo questa giornata con la presentazione di un progetto europeo che si chiama Worthy, la creatività digitale applicata allo studio della storia. E ce ne parlerà Jenny Bassa, che è la referente di questo progetto, dell'Ufficio Politiche Comunitarie del Comune di Vicenza. Vi ricordo gli appuntamenti successivi. Noi ci rivedremo con gli ultimi tre appuntamenti che saranno interamente dedicati alla progettazione europea. Quindi avremo un appuntamento il 25 maggio su quelle che sono le fonti di informazione, quindi parleremo di differenza tra fondi strutturali, finanziamenti diretti, sovvenzioni, gare di appalto, premi. Cercheremo un po' di fare chiarezza in quello che sono gli strumenti che vengono utilizzati nei finanziamenti europei. Successivamente, l'8 giugno, faremo una panoramica di quelli che sono i principali finanziamenti diretti per il periodo di programmazione 2021-2027. Ne approfitto per dirvi che proprio oggi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie legislazione, il regolamento di adozione del programma Europa Digitale. Europa Digitale è un nuovo programma della Commissione europea, attuato per la prima volta in questo periodo di programmazione, che finanzieranno tutte quelle azioni che sono relative alla digitalizzazione dell'Europa, ma anche dell'intelligenza artificiale. Concluderemo questo ciclo di lezioni d'Europa con una giornata proprio dedicata alla progettazione europea nell'ambito dei fondi diretti e avremo come relatrice la mia collega Raffaella Scordino, che appunto ha esperienza nella presentazione di progetti comunitari. Volevo ricordarvi un ulteriore appuntamento. Dal 17 al 21 maggio si terrà la settimana dell'amministrazione aperta e si terranno moltissimi eventi. Questi eventi sono coordinati dall'area innovazione digitale del Formez PA, ma nell'ambito di questi eventi, il 18 maggio ci sarà un evento organizzato dallo Europe Direct Roma Innovazione, dove verrà presentata la piattaforma sulla conferenza sul futuro dell'Europa. Ma oltre a presentare la piattaforma, ci saranno anche ulteriori due interventi da parte del Dipartimento per le Riforme Istituzionali, che ci parleranno delle linee guida sulla consultazione pubblica in Italia, ed un ulteriore intervento da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, mirato a presentare la piattaforma del governo italiano dedicata ai processi di consultazione e di partecipazione pubblica, che appunto è la piattaforma Partecipa. Tra qualche giorno
sito open.gov.it/SA saranno disponibili i programmi di tutti gli eventi che saranno organizzati in occasione della settimana dell'amministrazione aperta, quindi vi potrete iscrivere e partecipare. Vi ricordiamo che per poter partecipare ai nostri eventi vi dovete iscrivere ad ogni singolo webinar. Ricordatevi di indicare la procedura che vi ho descritto nel link. Poi dovete attendere il link e le credenziali di accesso la mattina dell'evento. Ricordatevi che l'aula non si apre prima dell'orario che viene indicato nella pagina dell'evento e se non vedete la mail con le credenziali, ricordatevi di controllare lo spam perché molte volte la mail finisce nello spam. Qualche giorno dopo l'evento noi attesteremo le vostre presenze e riceverete una mail da parte dello staff, dopodiché dovrete compilare il questionario di valutazione e solo dopo potrete scaricare il certificato di iscrizione. Vi ricordo il nostro focus web di informazione sull'Europa, europa.formez.it. Vi ho segnalato come prima notizia che di recente è stata rinnovata la rete degli Europe Direct, la nuova rete operativa dal 1 maggio. E quindi se ne abbiamo dato notizia anche perché abbiamo allegato l'elenco con tutti i nuovi Europe Direct. Attualmente siamo 45 centri Europe Direct in Italia e 424 in tutta Europa. Vi ricordo il nostro focus dedicato ai finanziamenti diretti dell'Unione Europea, programmi comunitari 2021-2027 e vi ricordo come sempre che se volete contattarci ci potete chiedere un appuntamento inviando un'email a europedirect@formez.it. Abbiamo un nostro canale Twitter e questa è una cosa importante, abbiamo un canale YouTube. Sul canale YouTube abbiamo trasferito tutte le video lezioni, le registrazioni dei webinar delle lezioni d'Europa, quindi o le trovate sulla pagina dell'evento oppure potete cliccare su questo link di YouTube e troverete poi tutte le videoregistrazioni. Ricordatevi che se volete partecipare ai nostri eventi di iscrivervi alla newsletter e di dare il consenso al trattamento dei dati, così che noi poi possiamo utilizzare questo elenco per invitarvi alle nostre iniziative. Volevo ora invece lasciare un attimo la parola al professor Massimiliano Mondini, coordinatore scientifico dello Europe Direct di Siena, e a Marta Ferrantelli, la coordinatrice dello Europe Direct di Trapani, per un saluto iniziale. Marta, se puoi, collegati via video. Prego, Massimiliano, ti lascio Allora, la sì, parola. buongiorno a tutti. Grazie a Claudia. È un'occasione per me per salutarvi anche oggi. Abbiamo questa seconda giornata dedicata alla Festa dell'Europa, che come sapete nel ciclo delle nostre lezioni di quest'anno abbiamo voluto dedicare proprio al tema della pace in collegamento con l'integrazione europea. Questa giornata di oggi si preannuncia interessante. Abbiamo due relatori dell'Università di Siena, il professor Pasquinucci, che parlerà del progetto dell'integrazione europea come progetto di pace e ricorderà appunto nella sua relazione che nel 2012 all'Unione Europea è stato conferito il Nobel per la pace e ci spiegherà quindi le motivazioni e quanto il tema della pace sia parte di tutto il processo dell'integrazione europea. Dopo di lui ci sarà il professor Lenzerini che parlerà del tema della pace in una prospettiva più ampia, e quindi andando ad occuparsi del tema dell'importanza della valorizzazione dell'integrazione, prima di tutto culturale, come base del progetto di pace europeo. E poi ci sarà una interessante presentazione di un progetto nuovo che abbiamo appunto con il quale siamo venuti in contatto e che ci fa piacere presentare in questa sede, che è il progetto europeo Worthy dedicato alla creatività digitale applicata allo studio della storia. È un bel progetto che ci verrà raccontato dalla referente Jenny Bassa del Comune di Vicenza, che appunto cerca di avvicinare soprattutto i giovanissimi allo studio della storia, focalizzandosi sul periodo delle due guerre mondiali. E quindi anche qui assolutamente
il collegamento è importante ai temi dell'integrazione europea come progetto di pace che nasce ovviamente dall'esperienza delle due guerre mondiali. Quindi il programma è, direi che è assolutamente degno della celebrazione che noi volevamo fare della festa dell'Europa che è stata domenica scorsa come progetto di pace e quindi io porto appunto i saluti dello Europe Direct di Siena e ringrazio ancora una volta gli altri due Europe Direct, Roma Innovazione e Trapani, che appunto con noi portano avanti questo ciclo delle elezioni d'Europa 2021. Quindi grazie ancora a Claudia per il suo lavoro infaticabile di coordinamento e di moderazione anche dell'evento e passo la parola a Marta per un saluto anche da parte sua. Non so se Marta vuole intervenire oppure grazie. Grazie Massimiliano, grazie, beh, ringrazio tutti quanti, ovviamente sono sempre lieta e fiera di far parte di questo gruppo di lavoro che ci conduce verso un rafforzamento della cultura europea. Io penso che oggi sia una giornata molto importante perché conoscere il processo storico e i valori fondanti dell'Europa ci consente di capire anche il futuro. Quindi grazie ancora per questa opportunità che abbiamo di creare rete, di lavorare tutti quanti insieme e di far sì appunto che in un prossimo futuro si possa pensare davvero a un'unione più forte, più efficace, un'unione nella quale identificarci sempre di più. Quindi grazie e ne approfitto per dire buona festa dell'Europa, perché questa attività rientra nell'attività della festa dell'Europa. Ciascuno di noi ha festeggiato domenica questa festa, ma è bello festeggiarla oggi tutti quanti insieme. Quindi buona festa dell'Europa e buon proseguimento con i lavori della giornata. Grazie. Grazie Marta, grazie Massimiliano, anche per me è un onore collaborare con voi. E a questo punto lasciamo la parola al professor Pasquinucci. Sì, mi Prego, professore. sentite? Sì, molto bene. Grazie, buongiorno a tutti e ringrazio gli organizzatori di questo seminario, di questo incontro. Il mio tema appunto è fare un'analisi breve, evidentemente breve, del rapporto, per così dire, tra l'integrazione europea, la comunità, poi l'Unione Europea e la pace in Europa. E, come ha ricordato prima Massimiliano Montini, nel 2012 l'Unione Europea ha ottenuto il premio Nobel per la pace e questo ha suscitato sorpresa in alcuni e anche contrarietà in altri. Ora, secondo il comitato norvegese che designa il vincitore, il riconoscimento all'Unione Europea si giustificava con il contributo che questa ha dato lungo circa 60 anni alla pace in Europa, ovvero con il contributo dato dal 1950 ad oggi dall'Unione Europea e dai suoi precursori al progresso della pace, alla riconciliazione, alla democrazia e alla promozione e alla tutela dei diritti umani in Europa. Ora, il riferimento ai precursori contenuto nelle motivazioni del Comitato norvegese non è un inciso casuale né retorico. Questo comitato, comitato norvegese, come forse saprete, ha una competenza su questo riconoscimento, perché questo è in qualche modo un retaggio dell'antica unione tra la Svezia e la Norvegia. E questo comitato ha inquadrato la propria scelta in una prospettiva storica di lungo periodo, ricordando appunto nelle sue motivazioni i diversi premi che erano stati conferiti tra le due guerre, in particolare negli anni 20, a personalità politiche che avevano cercato in quel periodo di tempo, appunto tra le due guerre, la riconciliazione tra la Germania e la Francia. In particolare, il riferimento specifico, non espresso ma chiaro,
in queste motivazioni era a due figure storiche, il francese Aristide Briand e il tedesco Gustav Stresemann, che nella seconda metà degli anni 20, appunto, del secolo scorso, ovviamente, avevano cercato di normalizzare i rapporti tra i due vecchi nemici, la Francia e la Germania, che erano stati divisi in tempi recenti, prima della guerra del 1870-1871, nel contesto della formazione del processo di formazione dello Stato tedesco, e poi della Prima Guerra Mondiale. Ora, con il richiamo da parte del Comitato alle scelte che erano state compiute da esso tra le due guerre, per sostenere con la forza e il prestigio di questo premio, il riavvicinamento tra la Francia e la Germania, il Comitato nel 2012 intendeva in qualche modo irrobustire la legittimità del riconoscimento assegnato all'Unione Europea, appunto nel 2012. E se noi ritorniamo alle motivazioni del premio, leggiamo che le istituzioni sovranazionali create dopo il 1945, così si legge, di cui l'Unione Europea, istituita a Maastricht nel 1992, è naturalmente l'erede diretta, sono servite prima di tutto a rendere impossibile, così si dice, la guerra tra la Francia e la Germania. E leggo adesso un breve brano dalle motivazioni del premio del 2012. Le terribili sofferenze della Seconda Guerra Mondiale hanno dimostrato la necessità di una nuova Europa. Nel corso di 70 anni la Germania e la Francia hanno combattuto tre guerre, quella del 70-71. Sì. Perdonami, Daniele, hai la webcam spenta? Se cortesemente puoi riattivarla. Perfetto, Sì, grazie, l'attivo. perfetto. Dicevo, le terribili sofferenze della Seconda Guerra Mondiale hanno dimostrato la necessità di una nuova Europa. Nel corso di 70 anni la Germania e la Francia hanno combattuto tre guerre. Oggi, naturalmente, la guerra del 1870-71, la prima e la seconda guerra mondiale. Oggi la guerra tra Germania e Francia è impensabile. Attenzione a questa parola, impensabile. Questo dimostra come, attraverso sforzi ben mirati e la costruzione della fiducia reciproca, i nemici storici possono diventare partner stretti. Ora, ciò che ha un ciò che un occhio appena esperto coglie in questo brano delle motivazioni è che esso è una sorta di calco della dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950, l'atto fondativo, come è stato detto anche prima, delle comunità europee. Il ministro degli esteri francese, Robert Schuman, in quel celebre discorso, individuò un rapporto di causa-effetto tra il fallimento dei progetti europeisti, anche quelli intentati, perseguiti da Briand e Stresemann, e che avevano giustificato il conferimento del premio Nobel a queste due figure storiche, una francese e l'altra tedesco, e lo scoppio del secondo conflitto mondiale. Schuman disse: l'Europa non è stata fatta, abbiamo avuto la guerra. Creava quindi un rapporto diretto di causa-effetto tra la mancata nascita dell'Europa unita e lo scoppio della seconda guerra mondiale. La creazione di forme di solidarietà di fatto tra la Francia e la Germania, auspicate, volute, anzi direi programmate, progettate da Schuman nella sua dichiarazione, ovvero quegli sforzi ben mirati, richiamati dal Comitato norvegese e concretizzatisi nel 1951 in una comunità settoriale, quella del carbone e dell'acciaio, avrebbe reso questo sforzo una nuova guerra tra i due nemici secolari, diceva Schuman, non solo impensabile, e qui torna questa parola, ma materialmente impossibile. Quindi la riconciliazione franco-tedesca era il primo passo, il passo necessario, indispensabile verso una comunità europea che però doveva essere aperta a tutti i paesi che avessero voluto parteciparvi. Ora, quello che è importante notare è che nel 2012, quindi a tanti anni di distanza dalla dichiarazione Schuman, l'individuazione di una continuità ideale tra le motivazioni per il premio Nobel all'Unione e la dichiarazione del 1950, e in particolare alcuni suoi passi specifici, mirava ad attualizzare l'immagine dell'integrazione europea come un grande disegno di pace e di solidarietà tra i popoli. Quello che occorre sottolineare, e questo è importante, è che contestualizzata nel suo tempo, contestualizzata nel 2012, quindi, questa non era una operazione, per così dire, politicamente neutra.
In quell'anno, infatti, appunto nel 2012, quell'anno era uno dei momenti, è stato uno dei momenti di massima diffusione dell'euroscetticismo e di contestazione verso Bruxelles, accusata di imporre dolorose misure di austerità per risolvere la crisi dei debiti sovrani che era scoppiata tra il 2010 e il 2011. I dati dell'Eurobarometro, conoscerete l'Eurobarometro, è lo strumento che misura i sentimenti dell'opinione pubblica in Europa. Quei dati restituivano in quel periodo, con la freddezza delle percentuali, una crescente avversione verso il progetto europeo da parte di vasti strati della popolazione. Le persone in piazza ad Atene, che protestavano talvolta con violenza contro le misure di austerità imposte dall'Unione Europea in quel paese, oppure il dispiegamento di forze dell'ordine a protezione di Angela Merkel quando la cancelliera tedesca visitò Atene nell'ottobre del 2012. Merkel, che si vide raffigurata nei manifesti affissi nella città greca ad Atene con i baffetti alla Hitler, tutto ciò non erano algide percentuali, ma immagini vivide e preoccupanti di uno scollamento tra l'Unione Europea e i suoi cittadini. Uno scollamento che non era solo quello che si verificava in Grecia, ripeto, l'euroscetticismo era diffuso, era crescente, era una marea montante, e questo era un fatto inedito, perché mai Bruxelles, intesa come capitale dell'Unione Europea, era stata contestata con tale veemenza. Per questo motivo, il Comitato norvegese nel 2012, con la sua scelta, valorizzava il bene più prezioso regalato dall'integrazione sovranazionale, almeno secondo i suoi sostenitori, l'impensabilità della guerra tra europei. La domanda implicita posta dal Comitato norvegese ai cittadini europei era se fosse realmente il caso di prendere commiato da tutto questo. Le istituzioni dell'Unione Europea, dal canto loro, non hanno tardato a imparare la lezione, a, diciamo, diffondere lo stesso messaggio del Comitato per il premio Nobel. Nell'aprile del 2013 la Commissione europea, allora presieduta dal portoghese Manuel Barroso, ha lanciato il progetto A New Narrative for Europe al fine di contribuire alla riconciliazione dei cittadini con l'Unione Europea. L'elaborazione dei paradigmi e dei fondamenti politico-culturali di questa nuova narrazione proposta dalla Commissione europea venne assegnata ad un comitato composito di intellettuali, artisti e scienziati, che li enucleò in una sorta di manifesto intitolato The Mind and Body of Europe, A New Narrative, presentato a Berlino nel marzo del 2014. Ora, in un passaggio cruciale di questo testo, che ripeto è nella stessa linea del premio Nobel per la pace dal punto di vista, diciamo, della rappresentazione dell'Unione Europea, un punto cruciale di questo testo, vi dicevo, sosteneva che il progetto di integrazione europea è nato come una fenice dalle ceneri delle due guerre mondiali che avevano portato allo sprofondamento della civiltà europea. Ma, si legge nel testo, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'ideale di un'Europa unita dal principio del rispetto reciproco e dai valori della libertà e della democrazia ha portato la redenzione. L'anima dell'Europa è stata restaurata, oggi il processo di integrazione europea si oppone a tutte le forme di guerra. Ora, queste riletture del passato hanno una finalità anche propagandistica, se così vogliamo dire, che suscita naturalmente lo spirito critico, in alcuni anche il sarcasmo. La formula canonizzata dell'Europa come strumento di pace certamente ha in sé un po' di enfatizzazione, enfatizza un po' il ruolo svolto dalla comunità per la pacificazione dell'Europa. La pacificazione dell'Europa, infatti, è stata dovuta anche alla guerra fredda. Chi analizzi queste cose non può non tenerne conto. La guerra fredda ha reso impossibile il conflitto all'interno del blocco occidentale, di cui gli stati che facevano parte dell'Unione erano parte, gli stati che danno vita alla Comunità Europea erano alcuni stati dell'Europa occidentale, e la guerra fredda rese inoltre impossibile il conflitto tra le due parti in cui fu divisa l'Europa dopo il 1945, a meno che naturalmente non si intendesse provocare la Terza Guerra Mondiale, ovvero non si intendesse provocare la distruzione dell'umanità. E non hanno torto, quindi, a mio avviso, quelli che dicono che la Comunità Europea approfitta anche della pace in Europa, che in realtà è assicurata in una buona misura dal conflitto bipolare e ne approfitta per consolidarsi. Non ne fu l'artefice esclusivo.
contribuì, come vedremo, e in modo importante, ma non ne fu la Comunità Europea l'artefice esclusiva. Ora, sfrondare dagli aspetti retorici e propagandistici una certa narrazione europeista non significa appunto misconoscere, fino a cancellarlo, il contributo che la Comunità e l'Unione Europea hanno fornito alla pace del nostro continente. Non bisogna mai dimenticare che l'integrazione europea ha contribuito alla stabilità interna dei paesi che ne hanno fatto parte, un risultato che ha avuto effetti distensivi nelle relazioni intraeuropee. I padri fondatori della Comunità dettero un volto istituzionale e concreto agli sforzi di eliminare i motivi di contrasto tra gli stati del vecchio continente. E il riconoscimento di una lettura trionfalistica non dovrebbe inoltre indurre a sottovalutare che la fondazione di una comunità basata su istituzioni condivise, a cui gli stati cedevano volontariamente una parte della propria sovranità nazionale, sottendeva l'opposizione alla guerra e quindi il perseguimento della pace. In altri termini, il contributo reale dato dall'Europa occidentale inizialmente al mantenimento della pace dopo il 1945 deve essere sottoposto a revisione critica, e questo è ovvio, ma questa revisione non può ignorare che nella costruzione dell'identità europea e quindi delle istituzioni comuni è stato cruciale il superamento di concezioni tradizionali basate sull'opposizione verso l'altro, l'opposizione nei confronti dell'altro e attraverso l'apertura della solidarietà tra i popoli, e questo è un obiettivo raggiunto di valore evidentemente inestimabile. L'altro aspetto fondamentale che fa sì che il Nobel per la pace all'Europa sia meritato è, per così dire, l'impianto teorico che ne ha sin dall'inizio sorretto l'obiettivo grandemente ambizioso: realizzare la pace perpetua, realizzare quindi appunto l'impensabilità della guerra che prima ho richiamato. Per far questo occorre sottomettere al diritto anche le controversie tra gli stati con una legge, con un diritto che sia al di sopra del loro potere sovrano e che venga fatto rispettare con l'esercizio di un potere coercitivo. In questo contesto, e poi magari il collega Lenzerini potrà dire cose molto più accurate di quanto ne possa dire io, da questo punto di vista il diritto internazionale da solo è insufficiente, e il diritto internazionale è su di esso che in passato si sono fondati trattati, alleanze che hanno accompagnato la storia moderna e contemporanea, e che però sono questi trattati e queste alleanze inevitabilmente crollati, sono falliti. E anche i fallimenti, prima della Società delle Nazioni, istituita alla fine della Prima Guerra Mondiale, poi delle Nazioni Unite, dovrebbero ricordarci, i molti fallimenti anche delle Nazioni Unite, la vanità dei tentativi che affidano agli strumenti tradizionali la risoluzione delle dispute tra stati. L'Unione Europea, anche con i suoi strumenti giuridici, oltre che con quelli politici, diplomatici e così via, ha dimostrato la possibilità di creare e applicare in forma vincolante un diritto sopra gli stati, anche nell'ottica di risolverne pacificamente le controversie, tanto all'esterno quanto all'interno dei suoi confini. E non è un caso che tra i risultati più rilevanti ottenuti nel tempo dall'Unione Europea il Comitato per il Nobel, per il premio Nobel, abbia indicato anche la democrazia e la tutela dei diritti umani. È difficile non vedere come la stabilizzazione dei sistemi democratici promossa, in alcuni casi vorrei dire garantita dalla Unione Europea, sia stata un prerequisito fondamentale per il mantenimento della pace in Europa. Nel 1990, Norberto Bobbio, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Perché? Qual è? Ah, bene, nel 1990 Norberto Bobbio, non occorre che vi dica chi sia stato Norberto Bobbio, scrisse che, e qui cito: diritti dell'uomo, democrazia e pace, diritti dell'uomo, democrazia e pace sono tre momenti necessari dello stesso movimento storico. Senza diritti dell'uomo riconosciuti o protetti non c'è democrazia, senza democrazia non ci sono le condizioni minime per la soluzione pacifica dei conflitti. Ora, noi siamo abituati a pensare alla società in cui viviamo come naturalmente ordinata da una democrazia, certo imperfetta, ma sufficientemente solida per garantire i diritti, le norme, i valori, le prassi che ad essa si associano. Ma non è sempre stato così. In Italia e altrove, in
Nel nostro paese l'adesione alla Comunità Europea negli anni 50 servì non solo a promuovere la modernizzazione economica e sociale, ma servì anche a consolidare la nostra giovane e debole democrazia. I paesi che escono dalle dittature similfasciste alla metà degli anni 70, la Grecia che si libera dei regimi dei colonnelli, la Spagna che si libera del regime franchista, il Portogallo che si libera del suo regime autoritario, sperimentano una transizione alla democrazia che è pacifica anche perché, non solo, ma anche perché la prospettiva di aderire alla comunità europea, a cui immediatamente essi si rivolgono dopo la caduta delle loro dittature, quella prospettiva rappresenta un obiettivo che unifica in larga parte le nuove classi dirigenti. E lo stesso accade nelle transizioni post-comuniste che si compiono in Europa centrale ed orientale dopo l'89, quando la fine della guerra fredda porta quei paesi a chiedere attenzione, ritorno all'Europa, come si usava a dire, con un'espressione, ritorno all'Europa o ritorno in Europa, che evidentemente era fuorviante, ma che nella identificazione tra l'Europa e l'Unione Europea mostrava l'anelito degli europei al di là della cortina di ferro ormai cancellata a unirsi ai vecchi nemici, promuovendo quel pezzo di pacificazione che prima era garantito dalla pace armata e dall'incubo del conflitto nucleare e della distruzione atomica. E adesso invece veniva e avveniva sotto l'ombrello pacifico dell'interazione europea. Potremmo allora chiederci, e mi avvio a concludere. È immaginabile che questa capacità dell'Unione di fungere da forza stabilizzatrice dal punto di vista politico, economico e sociale e di suscitare e sostenere processi di democratizzazione pur imperfetti e tuttavia necessari, come insegnava Bobbio, a garantire la pace. È immaginabile, dicevo, che quella forza avrebbero potuto averla i singoli stati della Comunità Europea ai tempi del ritorno alla democrazia di Grecia, Spagna e Portogallo, o i singoli stati dell'Europa occidentale riuniti nell'Unione ai tempi della liberazione dell'Est dal giogo comunista? Ovviamente è lecito dubitarne, ed è allora lecito immaginare che quelle transizioni, tutto sommato ordinate, pacifiche e con rare eccezioni pacifiche generalmente, e la costituzione di un assetto europeo complessivamente pacifico, debba molto all'unità europea. E giustifichi pienamente il premio Nobel che le è stato assegnato. E non si deve pensare, credo, soltanto alla stabilizzazione delle democrazie dell'Europa occidentale e poi a quelle dei paesi ex comunisti per individuare i meriti dell'Unione Europea nello stabilire, diciamo, promuovere alcuni presupposti fondamentali per la pace nel nostro continente. L'Unione Europea nel 1998 ha avuto una parte centrale per la definizione degli accordi del Venerdì Santo, uno dei momenti fondamentali per il processo di pace in Irlanda del Nord, con cui ci si avvicinò alla fine dei cosiddetti Troubles, ovvero le violenze che avevano segnato quel paese per circa 30 anni. L'Unione nel tempo si è dotata di strumenti finanziari per promuovere il rispetto dei diritti umani, la promozione dei diritti dell'uomo in forma e rapporti con i paesi terzi. Il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali è uno degli obiettivi attribuiti alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. L'Unione Europea è una potenza civile che promuove il multilateralismo e che si qualifica in termini di potere normativo e di assetto valoriale e che su queste basi, nel corso degli anni, si è impegnata in una serie di missioni civili o militari all'esterno del suo territorio, volte a garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti, il rafforzamento della sicurezza internazionale. Ora, tutto questo è altro ancora, non può essere sottovalutato, va collocato nella sua giusta prospettiva. Una prospettiva, e chiudo veramente, della quale fanno parte anche i cittadini europei. Le slide che vedete mostrano come una certa vulgata che descrive i cittadini europei poco interessati all'idea dell'Europa, che l'Europa possa e debba garantire la pace, il rispetto ai diritti umani, la solidarietà tra i popoli e che quindi questi obiettivi siano ormai retorica, questa idea in realtà è falsa. Questi che vedete sono i dati dell'Eurobarometro dell'ottobre-novembre del 1999 e mostrano con chiarezza come il mantenimento della pace e della sicurezza in Europa allora fosse, rimanesse uno degli obiettivi fondamentali che i cittadini attribuivano alla Unione Europea. E diciamo un sondaggio ancora più recente, dei giorni nostri, ottobre-novembre del 2020,
sul futuro dell'Europa, sempre condotto dall'Eurobarometro, mostra, come vedete, come quei valori e quegli obiettivi di cui vi ho parlato nel corso del mio intervento rimangano cruciali per molti cittadini europei. Sono assolutamente importanti. Per questi cittadini, ciò che l'Europa ha potuto fare e ha fatto e fa tuttora per garantire la pace e la solidarietà tra i suoi popoli e tra i suoi stati è ancora importante, anzi deve essere promosso. Il filosofo tedesco Immanuel Kant, è considerato uno dei padri dell'unificazione europea. Noi sappiamo che Kant teorizzò la pace come condizione perpetua, non più come tregua tra due guerre. E perché questo si avveri, almeno in Europa e sperabilmente fuori di essa, occorre vigilare affinché i progressi compiuti grazie all'Unione Europea vengano salvaguardati e ulteriormente consolidati. Quindi credo che, al di là degli eccessi retorici, che poi insomma sono scusabili, direi comprensibili, forse inevitabili, al di là di questi eccessi, il Nobel per la pace all'Unione Europea è un riconoscimento giusto. L'Unione Europea certamente non è il migliore dei mondi possibili, l'Unione Europea è una realtà piena di difetti, disfunzionalità e ingiustizie, ma è molto probabile, secondo me, non posso dire certo perché naturalmente non posso dirlo, ma è assai probabile che l'Europa senza le sue istituzioni comuni create dopo il 1950 sarebbe stata e sarebbe tutt'oggi un luogo meno sicuro e molto meno prospero. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Daniele, principalmente per aver ricordato che probabilmente senza l'Europa noi non vivremmo questo periodo di pace. Quindi un messaggio molto importante quello che hai dato e ci fa molto piacere che tu lo abbia ricordato, specialmente in occasione di questa celebrazione della Festa dell'Europa che stiamo facendo con queste due puntate, con questi due webinar. Ti ringrazio anche per essere stato bravissimo nel rispettare i tempi. A questo punto lascerei la parola al professor Lenzerini. Se cortesemente, professore, attiva la webcam e il microfono, possiamo cominciare. Grazie, professore. Grazie mille a voi, grazie al collega Daniele Pasquinucci per l'eccellente presentazione che naturalmente ci ha mostrato come effettivamente il ruolo dell'Unione Europea, delle comunità europee prima e dell'Unione Europea poi sia stato fondamentale nella costruzione della pace in Europa, sebbene giustamente abbia rilevato che le comunità e l'Unione Europea non sono stati gli unici fautori della costruzione di questa pace. Però, come dicemmo anche la scorsa settimana, effettivamente la costituzione delle comunità europee rappresentava un processo di costruzione della pace. Io vorrei parlare proprio della costruzione della pace, scusatemi, in un modo, come diceva il professor Montini, un po' più ampio, facendo anche leva su quello che è il contributo che può essere dato da ciascuno di noi a questa costruzione. L'Unione Europea e l'Europa più in generale non sono soltanto le istituzioni, gli stati, quindi le entità politiche, ma sono anche le persone che ci vivono. E diciamo che la pace fondamentalmente nasce dal basso, per così dire, anche se ovviamente poi le istituzioni di cui stiamo parlando possono fornire un contributo fondamentale al mantenimento della stessa. Secondo me, però, e questo è un punto che ho portato avanti costantemente negli anni, anche quando svolgevo la mia attività all'UNESCO, quindi in contesti in cui la cultura come strumento di pace veniva riconosciuta e viene riconosciuta come un elemento fondamentale, secondo me appunto è importante per una costruzione di una pace stabile e duratura valorizzare la solidarietà, la comprensione reciproca e l'integrazione culturale, che sono proprio gli elementi di cui intendo parlare in questa presentazione. Partirò da dei riferimenti che in realtà sono estranei.
all'Unione Europea, ma hanno carattere più generale proprio nel contesto dell'UNESCO. Ci sono le prime due frasi della Costituzione UNESCO che sono famosissime, quindi non vi mostrerò nulla che già non conosciate, e che sono richiamate spesso quando si parla di pace, no? Proprio per sottolineare quest'ottica in base alla quale la pace deve essere prima di tutto costruita nell'ambito della convivenza delle persone comuni. La prima frase del preambolo della Costituzione dell'UNESCO, famosissima, è quella che ci dice che poiché le guerre iniziano nelle menti degli uomini, è proprio nelle menti degli uomini che le difese della pace devono essere costruite. La Costituzione UNESCO continua dicendo che l'ignoranza dei modi e delle vite reciproche, diciamo, di ciascun popolo ha costituito una causa comune attraverso la storia dell'umanità di quel sospetto e di quella sfiducia tra i popoli del mondo, per mezzo delle quali le differenze esistenti tra questi popoli molto spesso sono sfociate nella guerra. Quindi è ovvio che questo strumento, ripeto, la Costituzione dell'UNESCO, voi sapete che l'UNESCO è l'Agenzia delle Nazioni Unite per la scienza, per l'educazione, la scienza e la cultura, e quindi ovviamente ha particolare competenza in questo ambito, sottolineano proprio da dove si deve partire per costruire la pace. Sempre facendo riferimento a uno strumento elaborato ancora dall'UNESCO, però in tempi molto più recenti, possiamo dare uno sguardo alla Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale, nella quale si lega ancora la comprensione reciproca tra le diverse culture alla realizzazione di una pace effettiva. Il preambolo di questa dichiarazione ci dice che il rispetto per la diversità delle culture, la tolleranza, il dialogo e la cooperazione in un clima di fiducia e comprensione reciproca sono tra le migliori garanzie della pace e della sicurezza internazionale. E poi, sulla stessa falsariga, l'articolo 2 nota come nelle nostre società che sono progressivamente diverse, la cui diversità è progressivamente crescente, è essenziale assicurare un'interazione armoniosa tra le persone e tra i gruppi con identità culturali che sono costantemente variabili e dinamiche. E è necessario anche assicurare l'integrazione nella loro voglia di vivere insieme. Le politiche per l'inclusione e la partecipazione di tutti i cittadini sono le garanzie di coesione sociale, della vitalità della società civile e della pace. Un altro strumento UNESCO pertinente al nostro discorso è la de Dichiarazione di Principi sulla Tolleranza del 1995, la quale enfatizza che per l'armonia internazionale è essenziale che gli individui, le comunità e le nazioni accettino e rispettino il carattere multiculturale della famiglia umana. Senza la tolleranza non ci può essere pace e senza pace non ci può essere sviluppo o democrazia. È importante anche brevemente notare qual è il concetto di tolleranza accolto da questa dichiarazione, perché a volte noi fraintendiamo un po', il significato della tolleranza. A volte noi diamo alla parola tolleranza un significato un po' paternalistico, no? Cioè io tollero quella persona per benché sia insopportabile, benché i suoi valori non siano condivisibili, però la tollero perché sono buono e sono magnanimo e quindi la sopporto. No, la tolleranza deve essere intesa in modo diverso, perlomeno ai nostri fini. La dichiarazione ci dice all'articolo 1, che in realtà è molto più lungo, però io l'ho ridotto alle parti che ritenevo essenziali, la tolleranza è rispetto, è accettazione e apprezzamento della ricca diversità delle culture del mondo, delle forme di espressione e dei modi di essere umani. Essa è nutrita
dalla conoscenza, dall'apertura, dalla comunicazione e dalla libertà di pensiero, coscienza e credo. La dichiarazione sottolinea che la tolleranza è la virtù che rende la pace possibile. E l'ultima frase, che ci riporta a quello che ho detto pochi secondi fa, la tolleranza non è concessione o indulgenza o condiscendenza. La tolleranza è un'attitudine attiva che ci porta al riconoscimento del valore degli altri e in particolar modo dei diritti umani universali e delle libertà fondamentali. Lo stesso principio è ribadito anche nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che quindi ci lega poi, ci indica in modo ancora più chiaro il collegamento tra i diritti umani e l'idea della comprensione reciproca a livello internazionale. L'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che come sapete è uno strumento elaborato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ci dice che l'istruzione o educazione, questa è la traduzione ufficiale che ci offre il sito delle Nazioni Unite, tuttavia l'articolo 26 riguarda il diritto all'educazione. E appunto l'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia tra tutte le nazioni, i gruppi razziali e religiosi e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. Quindi vedete che anche in questo strumento si enfatizza il collegamento tra l'amicizia e la comprensione reciproca e il mantenimento della pace. Infine, sempre al di fuori dell'Unione Europea, vorrei condividere con voi un estratto da un importante documento, sempre dell'UNESCO, che però era un documento che era stato presentato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite su una cultura della pace. E vedete che qui c'è un po' di enfasi in questa frase, però ci rende molto bene l'idea. Qui ci viene detto che non c'è mai stata una guerra senza un nemico e per abolire la guerra dobbiamo trascendere e sostituire le immagini del nemico con comprensione, tolleranza e solidarietà tra tutti i popoli e culture. Solo celebrando la ratio della nostra diversità, i fili comuni dell'aspirazione umana e della solidarietà sociale che ci uniscono, e garantendo giustizia e sicurezza a tutti coloro che compongono l'ordito e la trama del tessuto, possiamo veramente affermare che stiamo tessendo una cultura di pace. Del resto, se ci pensiamo, le guerre nascono dalla mancanza di comprensione molto spesso e dalla frustrazione dei popoli per il fatto di non essere adeguatamente compresi dagli altri, o comunque per il fatto che le loro aspirazioni non sono tenute in adeguata considerazione da parte di altri attori della scena internazionale. Veniamo all'Unione Europea. Il professor Pasquinucci ha giustamente rilevato che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, l'Unione Europea non è stata, le comunità prima ovviamente e l'Unione successivamente, mi riferisco all'Unione Europea anche per comodità, ma sappiamo benissimo che l'Unione Europea è nata nel 1992 e ha costituito l'evoluzione delle comunità e della comunità europea. Però ecco, nonostante che il merito della costruzione della pace in Europa non sia esclusivamente ascrivibile alle comunità e all'Unione Europea, però il professor Pasquinucci ci ha illustrato in modo egregio come effettivamente questa integrazione abbia dato un contributo essenziale alla costruzione della pace. E in effetti, come vi avevo già detto all'inizio e anche la scorsa settimana, l'integrazione europea, che poi è sfociata nelle comunità e nell'Unione, costituiva un progetto di costruzione della pace. E questo noi lo possiamo trovare già nella dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950, no? Abbiamo detto più volte che la festa dell'Europa è celebrata il 9 maggio proprio per ricordare questa celebre dichiarazione.
che ha costituito il punto di partenza dell'integrazione europea. Scusatemi. Schuman disse in quell'occasione, tra le altre cose, che la pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano. Il contributo che un'Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche. L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme. Essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto. E vedete che anche qui c'è questo riferimento alla solidarietà come elemento essenziale per la costruzione della pace. Venendo agli strumenti giuridici, ai principali strumenti giuridici che governano l'Unione Europea, il Trattato dell'Unione Europea, nel sesto capoverso del preambolo, esprime il desiderio dei governi degli Stati membri di intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni. Successivamente, all'articolo 2, tra gli scopi e i valori su cui si fonda l'Unione Europea, viene espresso il principio in base al quale l'Unione si fonda sui valori del rispetto, della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori non sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Quest'articolo ovviamente pone enfasi soprattutto sull'aspetto della solidarietà interna all'Unione, però in realtà vedremo tra pochissimo che quest'idea della solidarietà come strumento per realizzare una pace stabile e duratura, l'Unione Europea la porta avanti anche nelle relazioni esterne, cioè nelle relazioni con gli stati terzi. Quindi in questo modo si intende contribuire proprio ad una pace globale. Ancora, all'articolo 3, paragrafo 5, il Trattato sull'Unione Europea stabilisce che nelle relazioni con il resto del mondo, e questo è appunto l'aspetto a cui ho appena fatto riferimento, l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare i diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Vedete che tutti questi elementi sono strettamente interconnessi gli uni con gli altri. Quindi la solidarietà è fondamentale, la comprensione reciproca è fondamentale, il rispetto dei diritti umani è fondamentale perché chiaramente i popoli i cui diritti sono pesantemente conculcati possono essere più inclini a fare ricorso alla guerra. E anche la cooperazione commerciale, perché noi sappiamo benissimo come il progetto europeo sia nato come appunto un progetto basato su una collaborazione di carattere economico. Però appunto questo aspetto è stato proprio individuato come fondamentale per la costruzione di una pace stabile e duratura, perché sappiamo benissimo come la creazione di interessi comuni, soprattutto in un ambito in cui sono coinvolti poi gli aspetti economici e commerciali, appunto possa aiutare moltissimo nell'istituzione di questa pace. Andiamo poi all'articolo 21. Nella sua azione esterna, che comprende la politica estera di sicurezza comune e a fortiori la politica di difesa e sicurezza comune, l'azione dell'Unione si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia,
Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Ai nostri fini, questo riferimento alla Carta delle Nazioni Unite è importante perché voi sapete benissimo che gli scopi delle Nazioni Unite sono praticamente illimitati, però quello principale è rappresentato proprio dal mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, che è anche poi il contesto in cui le istituzioni delle Nazioni Unite, in particolar modo il Consiglio di sicurezza, possiedono i poteri maggiormente incisivi nei confronti degli Stati membri. Quindi, ancora una volta, indirettamente, qui c'è un riferimento alla necessità di creare la pace a livello internazionale. Per venire poi agli strumenti operativi che cercano di dare attuazione ai principi che abbiamo appena visto, ovviamente enfatizzando il ruolo che la comprensione reciproca a livello culturale può avere nelle relazioni della pace, possiamo menzionare il piano di lavoro per la cultura 2019-2022. Nella slide trovate anche le indicazioni pertinenti nel caso in cui abbiate il desiderio di approfondire. Questo piano di lavoro per la cultura ha tra i suoi obiettivi strategici quello di rafforzare le relazioni culturali internazionali sfruttando al massimo il potenziale della cultura in termini di promozione dello sviluppo sostenibile e della pace, sulla base delle seguenti priorità. Valorizzazione del ruolo della cultura nella promozione dello sviluppo sociale ed economico sostenibile. Promozione del dialogo interculturale per rafforzare le relazioni pacifiche tra le comunità internamente ed esternamente. Intensificazione della cooperazione per la protezione del patrimonio culturale. Guardate, qui può sembrare che io stia andando un po' troppo lontano dal tema centrale del nostro incontro di oggi, ma non è così, perché il patrimonio culturale in realtà è un catalizzatore di potere che svolge un ruolo fondamentale nell'ambito delle relazioni tra stati e anche tra le diverse aree del mondo. Pensate ad esempio, il ruolo che hanno alcune convenzioni UNESCO sulla tutela o salvaguardia del patrimonio culturale nel favorire re relazioni amichevoli tra gli stati. Ad esempio, si può pensare alle iscrizioni congiunte tra vari stati nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, che naturalmente necessitano lo sviluppo di rapporti amichevoli, i quali poi a loro volta forniscono un contributo molto importante nella creazione della pace. Pensate invece al contrario a come il patrimonio culturale a volte viene utilizzato proprio come strumento per dichiarare che i nostri rapporti con il resto della comunità internazionale o con alcune parti della stessa sono definitivamente rotti e quindi la situazione poi può precipitare verso anche dei conflitti armati e ci vengono in mente, ad esempio, i casi di distruzione deliberata del patrimonio culturale, a partire dalla distruzione dei Buddha di Bamiyan in Afghanistan nel 2001, attraverso la quale i talebani in Afghanistan, appunto, volevano dare un segno alla comunità internazionale che si stavano contrapponendo al sistema così come facente capo alle Nazioni Unite. Quindi questi sono tutti aspetti da curare meticolosamente se si vuole costruire una pace effettiva. Allora, vi dicevo prima che la solidarietà, la costruzione della solidarietà per quanto riguarda l'Unione Europea, avviene sia a livello interno che a livello esterno. A livello interno, il principio di solidarietà è proclamato solennemente, ma potrei dire non ancora pienamente realizzato. Cioè, i proclami
non hanno dato seguito pienamente a misure effettive che rendono questa solidarietà reale. L'esempio più lampante è quello delle politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione, no? Sapete che si tratta di una situazione che è particolarmente spinosa in questo periodo anche a causa della presenza della pandemia del Covid. In base all'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, le politiche dell'Unione relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogni qualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente capo contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio. Tuttavia, voi sapete benissimo che specialmente nell'ambito dell'asilo, ancora oggi non è stato istituito un meccanismo effettivo di condivisione del carico degli immigrati provenienti nel territorio europeo, il cosiddetto burden sharing, no? Di fatto, vi sono dei paesi che sono molto più sollecitati di altri dai flussi di richiedenti asilo e finora questi paesi non hanno ottenuto un grosso aiuto da parte dell'Unione e degli altri Stati membri. Basti pensare che in base al regolamento Dublino 3, che è quello attualmente in vigore, gli stati con lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo è quello in cui per la prima volta un richiedente asilo mette piede nel territorio dell'Unione. Ma voi capite benissimo come nella stragrande maggioranza dei casi, alla luce delle attuali dinamiche dell'immigrazione, questi paesi sono la Grecia, l'Italia e la Spagna, diciamo, no? Quindi essi hanno un carico di lavoro per quanto riguarda l'accoglienza dei rifugiati che non è comparabile a quello della maggior parte degli altri stati membri e che naturalmente li mette in una posizione di svantaggio. E queste situazioni, guardate bene, a lungo termine possono innescare delle tensioni. Ora, il professor Pasquinucci, molto giustamente, riportando le parole del comitato norvegese del Nobel per la pace, ci ha detto che al momento guerre tra gli stati membri dell'Unione sono impensabili. Però ecco, noi non dobbiamo mai sottovalutare, a mio parere, i rischi che possono scaturire da determinate situazioni, perché certe fattispecie possono creare delle tensioni. A lungo termine queste tensioni, specialmente se poi si radicano nel substrato sociale che caratterizza un determinato paese, possono diventare molto forti. Il professor Pasquinucci ha fatto l'esempio della Grecia. Pensate se a queste tensioni poi si aggiunge una situazione economica che costringe a sottoporre i cittadini a delle misure di austerità molto forti. Alla fine nessuno può escludere che le cose cambino. Magari ci vorranno 50 anni, ce ne vorranno 60, 100, ma se questi aspetti non sono curati nel modo giusto, alla fine si rischia poi di prendere una strada che può essere rischiosa, per cui queste situazioni devono essere prevenute fin dall'inizio. Nel contesto specifico di cui sto parlando, adesso una speranza è offerta dal nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, che è stato approvato dalla Commissione il 23 settembre 2020, che però adesso deve tradursi in misure legislative da parte del Consiglio e del Parlamento, però questo prevederebbe veramente un'equa ripartizione della responsabilità e quindi una realizzazione effettiva della solidarietà tra gli Stati membri in questo campo. Altri contesti in cui si cerca di sviluppare questa che io ho definito solidarietà interna sono previsti dall'articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Esso si riferisce a gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia. L'articolo 194, che ancora fa riferimento al settore dell'energia,
E questo non è un caso, no? Perché voi sapete benissimo come l'energia costituisca un elemento chiave per il benessere dei cittadini, anche degli stati membri dell'Unione Europea, così come di qualsiasi altro stato. E chiaramente la mancanza di energia potrebbe dare luogo a tensioni. E poi abbiamo l'articolo 222 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, che prevede la cosiddetta clausola di solidarietà, in base alla quale l'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà, qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale provocata dall'uomo. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a disposizione dagli Stati membri, per prevenire minacce terroristiche, prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio in caso di calamità naturale provocata dall'uomo. Questo articolo 222 al momento è attuato dalla decisione del Consiglio 2014-415 del 24 giugno 2014. Allora, sempre nell'ambito della solidarietà cosiddetta interna, ovviamente non può mancare un velocissimo sguardo al caso della pandemia attuale. Effettivamente, negli ultimi mesi si sono sviluppate diverse iniziative ispirate dalla solidarietà. Qui avete alcuni esempi per cui alcuni stati membri hanno inviato medici o strumentazioni. Ci sono stati molti casi di invio di mascherine ai paesi un po' più pressati dalla pandemia, proprio per aiutarli a fare fronte a questa situazione. Si è avuta anche una collaborazione tra stati membri nella fornitura di assistenza consolare e nel rimpatrio di cittadini dell'Unione Europea da paesi terzi, e così via. Gli esempi che io ho riportato in questa slide, che poi potrete vedere più nel dettaglio se vi interesserà, sono soltanto alcuni di tutte le situazioni che hanno avuto luogo ispirate dal principio di solidarietà. Questa stessa situazione si è verificata con riguardo alla cosiddetta solidarietà esterna, per cui l'Unione Europea e i suoi Stati membri, agendo insieme come Team Europa, Team Europa combina risorse provenienti dall'Unione Europea, dai suoi Stati membri e dalle istituzioni finanziarie europee, ha dato luogo a molte iniziative di solidarietà per paesi particolarmente colpiti dalla pandemia. Al 1 gennaio 2021 Team Europa aveva già sostenuto più di 130 paesi partner in tutto il mondo con oltre 26 miliardi di euro. C'è poi l'aspetto della cooperazione allo sviluppo con i paesi cosiddetti ACP, Africa, Caraibi e Pacifico, che poi sono le ex colonie degli Stati membri dell'Unione Europea. È una cooperazione che ormai perdura da diversi decenni. L'accordo di Cotonou, la cui scadenza era prevista nel febbraio 2020, costituiva il quadro giuridico che regola le relazioni tra l'Unione Europea e questi paesi ACP. Esso poi è stato rinnovato il 3 dicembre 2020 con un nuovo accordo di partenariato che prevede i seguenti settori prioritari: democrazia e diritti umani, sviluppo e crescita economica sostenibile, cambiamenti climatici, sviluppo umano e sociale, pace e sicurezza, migrazione e mobilità. Naturalmente, quando si parla di cooperazione e solidarietà con i paesi terzi, la solidarietà nel campo economico è fondamentale, però occorre anche la cooperazione interculturale. Solo in questo modo può essere costruita una pace globale effettiva e stabile. Oggi purtroppo questo tipo di cooperazione non viene sempre realizzata nel modo corretto. Soprattutto manca quella comprensione, sì, possiamo dire comprensione reciproca, che è fondamentale nella realizzazione di rapporti internazionali che siano stabili per la costruzione di una pace durevole nel tempo. Manca spesso la percezione della diversità culturale
culturale come fattore di arricchimento reciproco e non come elemento di separazione tra i popoli. E in tutto questo voglio tornare a ciò che ho detto all'inizio per concludere. Qui è importante in questo ambito non soltanto il ruolo che l'Unione Europea come organizzazione, che le sue istituzioni e i suoi stati membri possono avere, ma è importante il ruolo di ciascuno di noi. Così come la guerra nasce nella mente delle persone, anche la solidarietà, la comprensione reciproca e l'integrazione culturale nascono, tra virgolette, dal basso, cioè nascono nella vita delle persone comuni. Un comportamento aperto alla comprensione e all'inclusione degli altri da parte delle persone comuni può innescare un processo virtuoso effettivamente suscettibile di creare delle basi solide per una pace effettiva e duratura. Quindi ciascuno di noi, ovviamente nell'ambito dei nostri rispettivi ruoli, può dare un contributo importante nel favorire tale processo. Ed è importante che ce lo ricordiamo sempre. Ogni volta che facciamo qualcosa nella nostra vita professionale e anche nei Professore, rapporti noi con gli altri. ringraziamo lei per Vi questa ringrazio molto seconda per l'attenzione. interessante presentazione. L'impegno dell'Unione Europea anche nei paesi terzi, appunto, è sempre molto forte. Proprio stamattina leggevo i comunicati stampa dell'Unione Europea, dove ora stanno concordando quello che è l'aiuto all'India per quanto riguarda la pandemia. Quindi la solidarietà, diciamo, è uno dei punti di forza della nostra Unione Europea. Allora, io, professore, se lei è d'accordo, io lascerei la parola alla dottoressa Basse. E poi però vi inviterei di nuovo a riapparire a fine webinar perché ci sono delle domande, quindi possiamo aprire un po' un dibattito con il pubblico se lei concorda. Quindi chiedo, va bene? Allora ci rivediamo tra un pochino. Intanto lascio la parola alla dottoressa Bassa, che è appunto la coordinatrice di questo progetto Worthy, che parla appunto di creatività digitale applicata allo studio della storia. Noi quando abbiamo ricevuto, diciamo, dei brevi trailer dei video dalla dottoressa Bassa, in realtà siamo rimasti affascinanti da questo progetto e quindi ci è sembrato utile così farvelo conoscere anche perché si tratta di un progetto cofinanziato dall'Unione Europea e quindi è importante che noi ne prendiamo anche coscienza. Prego, dottoressa Bassi. Sì, buongiorno, mi sentite? Sì, molto bene. Benissimo, benissimo, buongiorno di nuovo. Sì, sono Gianni Bassa dell'Ufficio Politiche Comunitarie del Comune di Vicenza, che è l'ente capofila della partnership internazionale che dal settembre 2018 lavora a questo progetto europeo finanziato dal programma Erasmus Plus dell'Unione Europea. Innanzitutto devo dire che sono onorata di essere stata preceduta dagli illustri interventi dei professori Pasquinucci e Lenzerini e in seconda battuta desidero anche ringraziare Formez per aver offerto a me e anche alle colleghe Donata Gaspari e Loretta Simoni con cui collaboro alla realizzazione di questo progetto l'opportunità appunto oggi di presentare Worthy. Perché focalizzato sulla storia, sul periodo tra le due guerre mondiali in particolare, è evidente la fortissima attinenza con il tema dell'integrazione europea e della pace oggetto di questo incontro. Basti pensare che il progetto è il frutto del lavoro e della collaborazione di istituzioni, associazioni, scuole e quindi docenti e studenti italiani, tedeschi, polacchi e croati. Prima dunque di illustrarvi i contenuti, d'accordo con la dottoressa Calvi che lo ha apprezzato particolarmente, appunto, vorrei proporvi il video di presentazione del progetto che dura circa 4 minuti. Chiedo quindi alla regia, Giorgia, di farlo partire cortesemente. Intanto vi ringrazio e a tra poco.
Se un poeta avesse scritto un poema utopico su come si vivrà tra 2000 anni o su come secondo lui si viveva 2000 anni fa, l'originalità della sua fantasia non sarebbe in grado di descrivere con altrettanta naturalezza l'incredibile vita che milioni di uomini stanno conducendo da 2 anni. L'aria è pestilente, c'è nell'atmosfera un odore forte di carne putrefatta. Durante il giorno i cucinieri carne adesso in sacchetti e delle arance, ma la carne avvicinata alla bocca fa l'impressione che sia imputridita. Prendiamo solo qualche arancia per bagnarci la gola rialza. Non so se sta avendo un problema di collegamento. Jenny, hai problemi perché non ti sento più. No, no, eccomi, è che anche per me, come per altri utenti, ho visto, continuava a bloccarsi il video e quindi non avevo visto neanche un minuto per capirci, quindi probabilmente ero rimasta indietro. Ora mi sentite? Allora, Mi se sentite? si hanno delle connessioni deboli è probabile che non tutti siano riusciti a vedere il video bene, però voglio soltanto dire che noi il video lo caricheremo sulla pagina dell'evento, quindi per chi non fosse riuscito a seguirlo, diciamo, in maniera ottimale può sempre andarlo a rivedere sulla pagina dell'evento. Prego, Jenny, continua pure, scusa l'interruzione. Sì, ci mancherebbe, grazie mille. Sì, ecco, almeno per chi ha potuto apprezzarlo senza scatti, sì, spero sia piaciuto, insomma. Comunque andiamo avanti. Dunque, qual è l'obiettivo di questo progetto? In parte, sì, l'abbiamo detto prima,
ma in soldoni è rendere più attraente lo studio della storia nel periodo compreso fra le due guerre mondiali per i ragazzi di età compresa fra i 13 e i 19 anni. In che modo? Facendo un largo uso delle nuove tecnologie e quindi affiancando ad un approccio didattico più tradizionale un approccio innovativo, multidisciplinare, che mette assieme lo studio da una parte della macrostoria, diciamo così, con il recupero delle cosiddette microstorie familiari. Stimoliamo cioè negli studenti la voglia di andare ad esempio in soffitta a rispolverare letteralmente la cartolina dal fronte del nonno, la bomba a mano gelosamente custodita dallo zio risalente alla Prima Guerra Mondiale, piuttosto che la medaglia guadagnata sul campo magari dal bisnonno. È facile quindi immaginare i ragazzi in questa attività che si ritrovino anche a parlarne con le loro famiglie, riattivando così anche quel dialogo intergenerazionale che molto spesso si indebolisce durante l'adolescenza. E poi attraverso le app che si trovano online, i ragazzi sono chiamati a lavorare, rielaborare, diciamo così, immagini, foto, video degli oggetti recuperati, a creare mappe interattive, modelli 3D, linee del tempo, le cosiddette timeline, da caricare in una piattaforma e condividere con studenti della stessa età da altri paesi europei. Qui vi ho messo alcuni screenshot da ricerche e contenuti multimediali creati appunto dagli studenti coinvolti nel progetto. E per favorire tutto questo, cosa ha fatto la partnership? Nonostante le grosse difficoltà create, come per tutti, dalla pandemia che ci è proprio piombata in mezzo, del progetto, siamo partiti dal costruire le fondamenta, quindi abbiamo scritto le linee guida metodologiche. Nel frattempo, il partner tecnico ha cominciato a sviluppare la piattaforma web multilingue, dove gli studenti appunto possono caricare e condividere con gli altri i prodotti multimediali che producono. E nella piattaforma ovviamente troviamo anche le linee guida metodologiche appena viste. Ancora, gli insegnanti delle scuole coinvolte hanno elaborato e testato una serie di lesson plan messi a disposizione di qualsiasi insegnante registrato in una sezione riservata della piattaforma web. Questo per offrire spunti, idee ed esempi da applicare con i propri studenti. Infine, abbiamo creato anche un percorso formativo per insegnanti aumentati, i cosiddetti augmented teachers, che permette di acquisire appieno la conoscenza dell'approccio Worthy. Inoltre, abbiamo messo a punto anche una serie di moduli dedicati ad insegnanti ed educatori che propongono attività utili a stimolare la partecipazione a questo processo anche da parte dei genitori a casa. E anche i moduli di questi due percorsi sono a disposizione nell'area riservata agli insegnanti nella piattaforma web che vi ho mostrato prima. Un modulo, peraltro, di questi corsi presenta tutti i video realizzati dagli studenti stessi, che sono anche già caricati nel canale YouTube del progetto. Qui vi ho messo uno screenshot, in cui non solo i ragazzi danno conto della loro esperienza con l'approccio Worthy, ma anche nel concreto di attività fatte proprio al supporto dei loro insegnanti, secondo l'approccio metodologico Worthy, dalla creazione ad esempio di timeline, ma anche alla realizzazione di video in cui i ragazzi si immedesimano, ad esempio, con piloti di cacciabombardieri che devono sganciare bombe sopra una città, giusto per capirci. Per venire al tema dell'incontro di oggi, la finalità ultima di Worthy è promuovere un'identità europea comune che superi i confini nazionali che di solito presentano materiali e programmi scolastici di storia nelle scuole. Con questo quindi abbiamo fatto nostri gli obiettivi che stanno alla base della Dichiarazione di Parigi del 2015, quindi promuovere a tutti i livelli, europeo, nazionale, regionale e locale, la cittadinanza e i comuni valori di libertà, tolleranza, non discriminazione, integrazione, insomma per promuovere la pace. E come? Noi riteniamo attraverso un'istruzione di qualità. Sebbene, va detto, l'educazione alla cittadinanza attraverso lo studio della storia non sia una panacea contro tutti i mali sociali, ci mancherebbe, però senz'altro riteniamo che possa contribuire alla pace come bene comune. Un'istruzione di qualità è la base per un'Europa più giusta, equa, più inclusiva, anche innovativa.
indipendentemente dal background dei ragazzi e anche dei bambini, anzi, lavorando di più proprio con i ragazzi più a rischio, quelli che provengono da famiglie più svantaggiate. Perché l'obiettivo, secondo noi, è fornire loro le competenze giuste, non solo attenzione per trovare un lavoro, ma anche solo, si fa per dire, per diventare cittadini indipendenti, consapevoli e coinvolti. E così riteniamo noi che si pongono le basi per la crescita e un'innovazione sostenibili e per società più inclusive e anche prospere. E allora perché puntare alla storia che peraltro lo sappiamo riscontra una generale demotivazione da parte dei giovani studenti? Perché è la base dell'educazione alla cittadinanza. Studiare la storia è importante soprattutto perché permette ai giovani di conoscere il loro passato, che a sua volta permette di capire il loro presente. Non è retorica, una parola che oggi ho sentito più volte parlando di Europa. Se vogliono i bambini, i ragazzi capire come e perché il loro mondo è così come oggi, peraltro sempre più complesso, dobbiamo aiutarli a farlo guardando la storia, perché è lì che possono trovare, se non tutte, almeno alcune risposte. Studiare la storia inoltre fornisce alle giovani generazioni una visione della loro cultura di origine, ma anche di quelle meno familiari, aumentando così, come dicevamo anche prima negli interventi che mi hanno preceduto, aumentando la consapevolezza e la comprensione interculturale. Ancora una volta, quindi, stiamo parlando delle basi dell'integrazione e della pace. E quali sono i fattori chiave per favorire questo processo? La ricerca conferma che la motivazione degli studenti è un fattore chiave. E qui torniamo dunque all'inizio, a Worthy, che mira a sfruttare le dinamiche che puntano sul coinvolgimento e l'interesse che i giovani nutrono per le nuove tecnologie e i media digitali, che peraltro non sono ancora pienamente sfruttati a scuola come strumenti di apprendimento, soprattutto quando si tratta di gruppi o ragazzi a rischio. La conseguenza è una maggiore distanza, sempre maggiore, tra i metodi di insegnamento tradizionali e il mondo delle giovani generazioni. I giovani d'oggi, lo sappiamo, sono accaniti utenti di app, strumenti web, giochi, una varietà di tecnologie differenti che si dimostrano estremamente coinvolgenti e appetibili per loro. Non a caso, se intervistati, lo abbiamo constatato anche noi, un gran numero di studenti dichiara di essere entusiasta ad utilizzare maggiormente i nuovi media durante le lezioni. Dunque, perché non approfittarne? Per questo, Worthy è stato pensato come approccio didattico innovativo che combina, da una parte, attività offline con esperienze online che aumentano l'esperienza. E in questo modo Worthy consente agli studenti di sviluppare non solo abilità scolastiche, ma allo stesso tempo anche competenze chiave e trasversali, come quelle che vedete scritte qui, abilità digitali, imparare ad imparare, pensiero critico, capacità di collaborazione, di cooperazione, partendo prima ancora dalla formazione, dallo sviluppo delle capacità dei loro insegnanti a supportare gli studenti e ad aiutare laddove possibile i genitori a sostenere anche a casa questo processo. E in tutto questo Worthy contribuisce anche a modernizzare le scuole, a farle, diciamo così, a stare più al passo con i tempi. Concludo approfittando di questa vetrina per informarvi che giovedì 27 maggio alle 15 è il programma, il webinar conclusivo del progetto Worthy dedicato al pubblico italiano. Qui vi ho messo il link alla registrazione, ma magari ve lo copio anche nella chat. Lì daremo conto dei risultati del progetto e il webinar fornirà anche l'occasione per riflettere sulle sfide che attendono il mondo dell'istruzione in relazione ai nuovi media digitali. Lo faremo grazie al contributo di esperti di rilievo nazionale. Avremo con noi infatti esperti formatori e di e-learning, professori universitari di didattica della storia, ma anche il contributo dell'Osservatorio Innovazione Digitale nei beni e nelle attività culturali del Politecnico di Milano. Siamo infatti orgogliosi di aver ricevuto un anno fa una menzione speciale nell'ambito del premio Gianluca Spina, cui l'Osservatorio ha poi dato seguito nel corso dell'ultimo anno con uno studio sul nostro progetto come base per la misurazione del valore culturale collegato ad esperienze digitali. E per gli interessati, poi infine lascio qui il link per approfondire il progetto e la piattaforma web dove sono a disposizione tutte le risorse di cui vi ho parlato oggi. Vi ringrazio per l'attenzione con l'auspicio di rivedervi magari tra i partecipanti al webinar Worthy del 27 maggio. Grazie ancora e soprattutto a Formez.
Jenny, grazie a te, grazie a tutti i relatori che chiederei di apparire in video. Jenny, so che tu non puoi perché ci sono problemi di connessione, quindi lasceremo la tua immagine. Perché ci... Sì, io ho finito. Sì, perfetto, però ho una Sentite? domanda per te. Quindi sì, ti sentiamo benissimo, Jenny. Allora, cominciamo con una domanda che abbiamo ricevuto durante la relazione del professor Lenzini. Gaetano Monterosso chiede: come mai questa stessa solidarietà stenta a realizzarsi per la questione immigrazione con i continui sbarchi sulle coste meridionali italiane? Grazie, scusate, io non so se sentite un po' di sottofondo, ma ho mia figlia piccola nell'altra parte della casa e a volte se sono problemi dello smart working, purtroppo bisogna affrontarli. Allora, dicevo, sì, questa è una domanda molto interessante. È quello che dicevo durante la presentazione, no? Questa solidarietà è molto forte a livello di proclami, però perlomeno nell'ambito dell'immigrazione e dell'asilo ancora non si è realizzata concretamente. E il problema è che gli Stati membri sono riluttanti nell'accettare un vero e proprio sistema di burden sharing dei richiedenti asilo, soprattutto gli Stati che hanno meno interesse a farlo, in quanto la maggior parte dei Paesi membri dell'Unione Europea non sono molto sollecitati attualmente da flussi di rifugiati in cerca di protezione, per cui non hanno nessun tipo di interesse ad accettare un sistema di questo tipo. Adesso sembra veramente in questo nuovo patto sull'immigrazione e l'asilo che la Commissione ha perfezionato nel novembre scorso, si dia veramente vita a un sistema effettivo di solidarietà, perché se la proposta della Commissione fosse accolta, fosse tradotta dalle istituzioni in norme giuridiche effettivamente in vigore, e ci sarebbe tutto un sistema che prevede la condivisione dei richiedenti asilo tra gli Stati membri al momento in cui si raggiunge un certo numero di richieste che vanno a pressare un unico paese. E naturalmente ci sono tutta una serie di condizioni, ma si tratterebbe di solidarietà anche dal punto di vista economico. Vediamo se effettivamente le istituzioni saranno capaci di approvare questa proposta. Perfetto, grazie mille per questo chiarimento. Penso che le mie colleghe stanno chiedendo se abbiamo ancora 5 minuti per qualche altra domanda, quindi se avete domande cortesemente postate, ora ne ho una io per Jenny Bassa, perché un partecipante, in particolare Silvia D'Ambrosio, ha detto: io ho le medaglie del nonno. Allora, la mia domanda è questa: soltanto gli studenti possono caricare i materiali oppure anche, per esempio, i nostri partecipanti del webinar di oggi, se trovano degli oggetti in casa e vogliono contribuire, possono farlo? Jenny, non ti sentiamo, quindi forse devi riattivare il microfono. Non ti sentiamo. Sto cercando di capire, forse è uscita dall'aula e non è in aula, probabilmente perché il sistema. Allora aspettiamo qualche minuto che Jenny si ricolleghi. Nel frattempo ci sono altre domande. Mentre attendiamo Jenny, intanto io ne volevo approfittare per ringraziare sia il professore Pasquinucci che il professore Lenzerini per queste due presentazioni interessantissime. Ma voglio anche ringraziare tutto lo staff che lavora in back office per i nostri webinar, quindi Monica Masti, Angelita Campriani, poi volevo ringraziare Raffaella Scordino, Ludovico Carino, Giorgia Gasbarro, Stefania Mulas e tutto il personale che in realtà lavora dietro le quinte e che ha assistito un po' tutti, anche i partecipanti ad entrare in aula perché qualcuno può aver avuto qualche difficoltà. Vi ricordo
che il webinar di oggi sarà come sempre registrato e messo a disposizione sia sulla pagina dell'evento, quindi eventi, la pagina presente in Eventi PA, ma verrà anche inserito poi successivamente sul nostro canale YouTube. Questo non avviene immediatamente, nel senso dateci il tempo qualche giorno per poter caricare sia le presentazioni che il video sulla pagina e poi potete accedere regolarmente. Vedo che non riesce più a collegarsi Monica, probabilmente sta avendo problemi di collegamento. A questo punto, no, è entrata, mi dicono dalla regia, quindi no, chiedo un Sì, ci attimo sono scusa se... perché. Ecco, Jenny. Quindi la domanda che ti avevo rivolto era questa, cioè soltanto gli studenti possono caricare i materiali oppure anche per esempio i partecipanti di questo webinar? Perché vedo per esempio che Silvia D'Ambroso avrebbe piacere di contribuire con i suoi materiali e anche le medaglie del nonno. Capisco e mi fa piacere. In Cosa ci realtà, dici? la prima cosa è che il webinar in realtà non ha carattere pratico, diciamo sperimentale, sarà un webinar di presentazione dei risultati del progetto e di confronto tra esperti e testimonianze anche di chi ha vissuto dall'interno il progetto. Per quanto riguarda la piattaforma web multilingue, sì, si possono caricare, però è una piattaforma, teniamolo presente, dedicata a studenti e a insegnanti. Quindi io inviterei chi ha fatto la domanda, se ha dei figli, magari di sottoporre ai suoi insegnanti questo progetto e le risorse che abbiamo sviluppato in questi anni, in modo tale che siano poi anche nello spirito del progetto proprio i genitori che trasferiscono ai figli o i figli che comunque attingono dai genitori, secondo quel dialogo intergenerazionale di cui parlavamo prima, a caricare nella piattaforma e a rielaborandoli gli oggetti che appartengono alla famiglia, insomma, risalenti alle due guerre mondiali, ecco. Ah, i figli sono grandi, già Ah, diceva la laureati. signora D'Ambrosio. Vabbè, avranno dei nipoti magari prima o poi. E quindi sì, oddio, se volendo ci si Forse può. potete. Prego, prego, dottoressa. No, le volevo lanciare un'idea, cioè fare un nuovo progetto Worthy per gli adulti, visto che Come sta no? raccogliendo questo consenso. Altro Si che. potrebbe pensare, perché è una bellissima idea, cioè, non solo gli studenti, ma perché no, fare anche un progetto di inclusione coinvolgendo le persone anziane che forse hanno i ricordi anche un po' più vivi rispetto a noi, no, della guerra. Quindi potremmo pensare a un Worthy 2, lasciamoci con Magari. questa promessa. Magari è uno anche dei nostri obiettivi, ovviamente. Esatto, quindi potremmo coinvolgere anche, diciamo, le persone di una fascia di età più alta che insieme ai ragazzi collaborano per lavorare per la pace. Potrebbe essere un'idea. Allora, ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio nuovamente i relatori, ringrazio il professor Montini. Massimiliano, vuoi dire una parola conclusiva, un saluto ai Dunque, partecipanti? non so se mi sentite. Sì, no, grazie, è stato davvero un bel seminario e beh, ovviamente non avevo dubbi sui miei due colleghi che conosco bene e che anche oggi hanno magistralmente interpretato il loro ruolo, ma ringrazio molto anche la dottoressa Bassa perché il progetto è veramente interessante. Tra l'altro noi già stiamo lavorando molto con le scuole, quindi ci penseremo in futuro a come possiamo anche magari ampliare l'ambito di applicazione di questo progetto anche noi. Insomma, ci fa molto piacere questa possibilità di condividere i risultati e farli conoscere di più. Quindi grazie davvero a tutti. Ok, allora chiudiamo qui i lavori, grazie a tutti e ci vediamo allora il 25 maggio dove cominciano le tre puntate sulla progettazione europea. Grazie a Arrivederci a tutti, tutti, buona grazie. giornata. Grazie, arrivederci a tutti.